Senza luce non si gira. La luce rende visibile la scena e ne determina i colori. Infatti, i colori di questi modellini sono dovuti ai pigmenti che ne ricoprono le superfici e alla luce che li illumina. Il camion giallo riflette la componente gialla della luce e assorbe gli altri colori dello spettro. Se cambia la sorgente luminosa, anche i colori degli oggetti cambiano. Guardate il bianco dello sfondo, che riflette tutte le radiazioni luminose, come cambia. La luce solare è composta da uno spettro di colori che vanno dal rosso al violetto. Si possono vedere nell'arcobaleno o scomponendo la luce con un prisma. Questi sono tutti i colori visibili dall'occhio umano. La camera, invece, come riesce a registrare tutti i colori? Basta fare un semplice esperimento. Tre fasci di luce colorata, blu, rossa e verde, si sovrappongono parzialmente. Al centro, dove rosso, verde e blu sono sovrapposti, si ottiene il bianco. Nelle sovrapposizioni parziali si ottengono altri colori, il giallo, il ciano e il magenta. Variando l'intensità di ogni singolo colore fondamentale, si ottengono tutti i colori. Per questo nei sensori delle camere ci sono pixel sensibili al blu, al verde e al rosso. RGB. Red, green, blue.